Sognare si può, buongiorno, buongiorno, bentrovati a questa puntata speciale Buona Estate, buone vacanze, nel senso che è la puntata di commiato, vi auguriamo buone vacanze, vi consigliamo, se avete piacere e sentite la mancanza delle poesie, di riascoltare eventualmente le puntate passate che trovate in giro in ogni dove, su YouTube, su Spotify, sul profilo di Carmelo Cossa, i libri di Carmelo Cossa, sul mio profilo Sognare si può, li trovate da tutte le parti, ma magari vi consigliamo anche di riposarvi un pochino, e così poi ci raccontate com'è andata l'estate, la vostra estate, insomma. E allora, poesia merenda, Carmelo Cossa, ben arrivato. Grazie, grazie. Saluto anch'io tutti, buongiorno a tutti e grazie perché ci seguite sempre. Ed è un vero piacere stare qua con voi. Bravissimo. Energia, come prima, tanta bella voce. Sì. Così abbiamo le voci uguali, se no strillo solo io. Sembro un'aquila e ci sono. E tu no. Intanto, come sempre, noi vogliamo ringraziare tantissimo tutti coloro che ci ascoltano, che ci ascolteranno e che ci hanno ascoltato. Siete sempre tantissimi e noi vi ringraziamo veramente di cuore. Gli amanti della poesia sono tanti. Anche questa settimana abbiamo superato le 1000 visualizzazioni veramente bello, bello, bello. Grazie, grazie. Grazie, grazie di cuore. Quindi, grazie anche quindi a questo punto a tutti coloro che ci supportano, quindi i vari gruppi come l'Angolo del Confronto, Gabriella, Rita, tutti coloro che ne fanno parte, Gente per Bene, Andrea Fiore, il suo gruppo, Torino VIP, veramente i libri di Carmelo Costa, tutti. Sei di Laurino, sei di Laurino. Assolutamente sì, siete tanti, siete, e noi vi ringraziamo tantissimo. Un saluto subito, grandissimo a Muriel. Ciao Muriel, grazie per essere con noi. Un saluto anche alla nostra dottoressa Stefania Rubatti, che dal mare non so se è tornata, perché io la seguo. Buongiorno, ti ho vista sulla spiaggia con un po' di invidia e ti guardavo, ho detto fra poco anch'io voglio andare anch'io. Quindi grazie insomma per essere con noi e naturalmente grazie a tutti come sempre. Com'è andata questa settimana? Di corsa, ma sei riuscito a produrre? Qualcosina hai prodotto ugualmente. Lavorativamente parlando, luglio e dicembre non dovrebbero mai arrivare. È tornata, dice la nostra Stefania Rubatti. Dottoressa, bentornata allora. Sì, perché sono impegnativi. Sono impegnativi, sì, perché sembra che prima delle vacanze vogliano fare tutto e tutti. Prima della chiusura dell'anno, allo stesso modo, si corre, però. Comunque dai, meno male. Finché si corre, diciamo che si sta bene. Via. Anche se fa un bel calduccio. Mamma mia. Stiamo facendo delle saune strepitose tutti quanti. Uno ieri mi ha detto, pensa se c'è gente che paga per fare la sauna. Esatto, invece noi. Tu sei qua, fa caldo, ma ti paghiamo, quindi ringrazia il toro. Guarda il lato positivo. bisogna... Va bene. Allora, bando alle ciance, a questo punto io direi... Di cominciare a leggere qualcosa che tu hai prodotto. Se sei d'accordo, leggerei prima la poesia che è stata premiata sabato. Oh sì, ma perché, certo, al contrario di quello che pensavo, non ha vinto quella che io pensavo, ma ha vinto l'altra. Ecco, e dato che l'ho pubblicata su Facebook e qualcuno mi ha sgridato, dice adesso per punizione sabato la leggi. Ma certo che sì, dai, molto volentieri. Quindi leggici la vincitrice. L'ho intitolata Il tempo che rimane. Perché questa sezione era come tema il tempo, quindi sì. E io l'ho intitolata Il tempo che rimane. E anche stanotte il tempo corre, senza aspettare che tu mi venga in sogno, l'unico luogo in cui potremmo amarci ancora. Vorrei farlo come tanto tempo fa, ma stanotte riesco solo a sommare i pensieri di un passato che non passa, come la voglia di abitare nel tuo cuore, per amarti ora come ieri, perché domani... Non sappiamo se avremo il tempo per trovarci, amarci, viverci e volare dentro quel mare che ci vide insieme. Vorrei amarti e perdermi ancora nei flutti del tuo mare, aiutando le onde che non fanno in tempo ad arrivare a riva.
ora, come l'onda che non arriva a sfiorare la riva, non ho più tempo, ma non mi perdo, e abbracciando il profumo del tuo amore che ricordo, recita i versi di ciò che scrisse il cuore, e nell'attesa di un bacio che ci tolga il fiato, abbraccio il cuscino, spengo la luce, e lasciando accesa la speranza, provo a dormire e ti aspetto in sogno per amarci tutta la notte. E vivendoci finché ci sarà tempo, voleremo cavalcando l'onda, l'amore e il tempo che rimane. Beh, complimenti, complimenti veramente. E beh, come sempre tocchi il cuore con queste parole, no? E si vive in un sogno anche ogni desiderio, ogni speranza, no? Sembra quasi realtà. Quando, sì, sì. Quando viviamo quei sogni che sembrano veri, no? Che ti svegli, che ti sembra di aver fatto veramente ciò che hai sognato, aver rivisto magari persone, luoghi. Sì, la bellezza di questo dono, di queste cose che mi vengono così, non so come chiamarle, mi è stato ribadito anche il sabato alla premiazione, perché l'anno scorso ho vinto con una poesia che il tema era l'acqua. L'anno prima il tema era il sole, quest'anno il tema era il tempo, e il presidente di giuria mi ha detto: qualsiasi tema noi facciamo la sezione, l'amore c'entra sempre. Tu riesci, l'amore e i sogni li metti dappertutto, come prezzemolo. Beh, meno male, no? Insomma, alla fine, dal mio punto di vista, l'amore è poi il sale della vita, perché la vita senza amore, che cosa sarebbe? In realtà l'amore, poi l'abbiamo detto tante volte, ha tante forme. Per carità, quello che magari tutti agogniamo, tutti desideriamo, è l'amore magari di un compagno, di una compagna, di una famiglia, dei figli, eccetera. Ma non è solo questo, no? No. Tantissime poesie tu hai parlato di luoghi, della terra, sì, del tuo anche paese. Anche l'ultima videopoesia parla della terra, parla della guerra, ma parla comunque d'amore. Esatto, per questo che dico alla fine. Tra l'altro, Antonio, voglio salutare Antonio Gregorio, mi dice che devo invitarti alla festa di Laurino. Non so se l'hai visto. L'ho visto, stavo proprio per salutarlo. Grazie per il pensiero, grazie mille. Anche Muriel ti dice ciao Ivana. Sì, Muriel l'abbiamo salutata insieme alla dottoressa, insieme a Stefania. E naturalmente aiutateci scrivendo e abbiate pazienza, non sempre ci fa vedere tutto e subito Facebook. Quindi se ci lasciate un commento, se non, per caso non vi vediamo, possiamo rispondervi dopo. Sì, una volta finita la puntata. E quindi sì, è ti così. Aspettano per una grande festa. Io pare di sì. Non riuscirò ad essere dobbiamo dei vostri quest'anno. Dobbiamo presentare il libro della banda da 2 anni, forse questo è l'anno buono. E poi mi hanno detto, no, tu non puoi venire giù a non presentare il libro anche qua. E beh, certo. E quindi mi hanno liberamente obbligato. Eccola lì. Vabbè, ma d'altra parte, ciao Cinzia, un saluto anche a te. D'altra parte, insomma, no? No, ma lo faccio ritorni con piacere al tuo paesello, sì, a cui tra l'altro hai dedicato anche tante poesie. Sì. E quindi, insomma, giustamente, ma poi si fanno sentire, devo dire che sì. I tuoi amici ci sono molto vicini. Sì, mi seguono e li ringrazio veramente tutti. No, infatti è un piacere, ma prima o poi verrò a trovarvi, come no, con grande piacere. Sicuramente sarò dei vostri, pur io, in una di queste occasioni. Al mio paese c'è un teatro, quindi quando organizzeremo quella cosa in teatro, chissà che magari non possiamo andare a fare una tappa anche a Laurino, sarebbe veramente molto bello. La faremo. Bene, adesso che abbiamo letto la vincitrice, ci leggi qualcosa invece di nuovo? Sì. Allora, prendine una e tirala fuori, così, veloce. Oh, sì, bravissimo, sì. Bravissimo. Io vi faccio un po' fretta perché mi diverto, ma chiaramente, insomma, sì. Prenditi il tuo tempo. Sì. Cosa ci hai portato? Sì. Ah, proprio sé. Sì. Ah, ecco. No, pensavo... Questa è venuta proprio così. Di getto. Non è responsabilità mia. No.
È venuta così da sola. Da sola, va bene. Allora siamo tutto orecchi. Se potessi scaldarti quando hai freddo, dissetarti quando hai sete, sfamarti quando hai fame, abbracciarti ogni giorno, vestirti quando ti senti nuda e spogliarti coi miei occhi quando incrociano il tuo sguardo, forse potrei farti felice come sono io, quando ti penso e ti abbraccio in sogno. Se riuscissi a fare una magia e con il cuore interpretare i tuoi pensieri, ti porterei nell'immenso che sogni per scaldarti, dissetarti e abbracciarti. Ti porterei nell'immenso per vestirti quando ti senti nuda, per spogliarti con i miei occhi e amarci e viverci ogni giorno. E beh, anche qua si parla d'amore, naturalmente, di speranze e di sogni. Che, voglio dire, è anche un po' l'augurio che noi facciamo a tutti voi per queste vostre vacanze, no? Sì. Queste nostre vacanze, un po' di tutte, anche se magari non è detto che le persone riescano ad andare via, eccetera, però anche solo dedicarsi del tempo per se stessi, no? Per un po' di riposo, eccetera, è già molto. A proposito di quello che stai dicendo, io ho scritto anche qualcosa su questo. Ah, eccolo. Dopo la leggiamo per fargli gli auguri a tutti di buona estate. Certo, certo che sì. Dia Ivana, mi sta dicendo Antonio, che se non viene alla festa dei 70 deve venire per forza alla festa dei 120. Verrò di sicuro. Un abbraccio grande, grandissimo. Tu intanto prenota l'albergo, Tonino. Sì, sì, prenota, prenota, che prima o poi vedrai. Mi chiamo ancora Antonio Gregorio, ma lo chiamiamo tutti Tonino da sempre. Ok, allora Tonino ti abbraccio, grazie. Bene, bene, bene. Allora, visto che hai preparato leggiamo qualcosa, o... sì, no, leggiamo questa. Intanto io cerco un altro pensiero di Laura e poi magari facciamo un oracolo. Sì, con il nostro non mi dimentico mai di chiamarti amore, naturalmente il nostro Carmelo Cossa, parallelo 45 edizioni. Bene, bene. Buona estate. Buona estate, eccolo qua. Buona estate a te che vuoi amare, comprendere e volare, a te che sogni, ai tuoi giorni, alle vacanze se le fai, al tuo fare se lavori, al tuo ozio se riposi, al tuo guardare il mare e lo spuntare dell'alba quando ti regala un nuovo giorno, un giorno da guardare e da vivere, amando l'amore, il mare e la natura. Poi ti giri e guardando il cielo fra le cime, aspetti il tramonto per salutare il sole quando ti regala la sera e poi la notte per amare. Buona estate alle tue notti in cui riposi, alle tue notti d'amore se le vivi, alle tue notti in cui le sogni, poi ti svegli, e non sai che fare della tua tristezza. Poi scacci lo sconforto che vuole compagnia e con un sospiro chiami l'allegria dell'amore da vivere che porti nel cuore. E allora buona estate ai tuoi sogni, ai tuoi amori da mare, alle tue chimere, ai tuoi voli, alle tue parole, alle tue risate, al tuo pianto e ai tuoi sorrisi. Buona estate al tuo pianto di gioia, al tuo sorriso che vive e commuove, ai tuoi sogni che verranno, e che ovunque e chiunque tu sia ti porteranno amore, gioia, emozioni e vita pura. Beh, è un bel augurio, no? E come dicevamo prima, spero di sì. L'ho scritta proprio con la voglia di fare questo augurio a tutti. Infatti non l'ho fatta né al maschile né al femminile, certo. Non l'ho fatta proprio infatti, per tutti. È un bel augurio, secondo me è una bella speranza, una bella prospettiva. Spero che piaccia e che possa strappare un sorriso a chi l'ascolta, a chi la legge. E poi speriamo che sia di buon auspicio tutti quanti, veramente. Più che altro questo, sì. Che ne abbiamo veramente un bisogno incredibile. Eccoli qua, allora. Raffaele e Emilia. Esatto, un ciao. Saluto in ritardo, dice Raffaele, tanto caldo, sì, hai ragione. E Maria Emilia, buon pomeriggio ragazzi, poesia bellissima. Grazie, grazie. Domenico, ciao Domenico Pavone, buon pomeriggio a te e al tuo compagno in studio, grazie di cuore. Grazie, grazie. Grazie, grazie a tutti voi. È veramente, insomma, abbiamo bisogno di buoni pensieri e di buoni auspici, come sì. Sempre, no? E quindi, perché no? Abbiamo proprio bisogno di questo. Speriamo che tutto quanto possa essere, si possa realizzare, ecco. Io da ieri mattina che pensavo di scrivere questo augurio, poi
ieri sera mi è venuto così. Spero che sia di buon auspicio, spero che sia gradito a tutti, ecco. Fantastico, va bene, è sparita la nostra poesia, noi la ricarichiamo, mi viene da sorridere. Si è nascosta. Sì, no, mi viene da sorridere perché l'ho controllata prima, però. E c'era. E c'era, assolutamente sì, adesso c'è di nuovo e ve la faccio ascoltare. Un capolavoro da custodire. Ho amato anche l'amaro di quell'amore immenso, e anche se il pensiero sbanda, è ancora nel petto, in cerca di una via. Basterebbe un sentiero per uscire e capire se nel cuore c'è l'amore, l'amaro o il sogno di un amore acerbo che travolge un amore che non lascia scampo, e che a me, a te e a ognuno di noi lasci una sola scelta: viverlo in silenzio, perché l'amore non parla. L'amore vive come la voglia di viverci, ed è l'amarsi in silenzio che sprigiona il sapore dell'amore e la forza per la vita, che farà fiorire il germoglio ogni volta che l'essere innamorati ci verrà a cercare. E noi, come il germoglio fiorito e profumato, rifioriremo insieme e ameremo ogni giorno l'attimo vissuto con amore che diverrà il nostro viverci, da custodire tutta la vita come una foto scattata all'improvviso, senza mai metterci in posa. Mi piace molto questa poesia, sì. L'ho riproposta per quello, mi piace soprattutto questa di nuovo questa similitudine che sei riuscito a trovare, no? Perché è vero che le fotografie che rubate, no? Quelle che tu non sai che ti vengono scattate, sono di solito le più belle, perché catturano delle espressioni spontanee, vere. Molto belle, esatto. Infatti io ho scritto scattate all'improvviso senza mai mettersi in posa, perché se ti metti in posa comunque a volte, io me ne accorgo, no? Fai dei sorrisi che... E beh, inevitabilmente comunque sei lì pronto per la foto, vuoi venire al meglio, e invece quando non te ne accorgi sei proprio così, esatto. E tante volte vengono delle espressioni veramente bellissime, perfino più belle, che emozionano, quando ti metti in posa, ecco, quindi... Perché non c'è niente di più bello e pulito della spontaneità. Assolutamente sì, quindi... infatti, vero, verissimo. La nostra Muriel ti dice: certo, l'hai già fatto al cuore, quando tu dicevi prima che hai scritto quella poesia con l'auspicio di far bene al cuore. Grazie, la nostra Muriel è sempre molto attenta, molto presente, molto appassionata. Grazie. Quindi grazie. Ciao cugino, ci vediamo a Laurino, ti dice la nostra Muriel. Sì, ci vediamo a Laurino, se tutto va bene. Sì, dai, che quest'anno ve lo acchiappate. Sì, quest'anno l'anno scorso ci siamo rincorsi, ma non ci siamo trovati. Non siete riusciti quest'anno, a acchiapparvi al volo. Quest'anno ci acchiapperemo, dai. Sì, Vittorio Paganelli ci dice: che poesia, la spontaneità dell'amore, punto esclamativo. Grazie, ciao, grazie, Vittorio. Grazie, è vero, è proprio questo che sei riuscito a cogliere, e quella frase finale in particolare esalta proprio questo aspetto, sì. No? Questa l'importanza dell'essere veri, del vivere spontaneamente e sinceramente ogni cosa, no? La vita, poi, perché insomma... diventa complicato, esatto, altrimenti sì. È sempre lì, e ci facciamo una scorpacciata di poesie, ti dice Raffaele. Va bene, preparati dunque, perché ti stanno già aspettando. Sì, tanto quando presenterò il libro ce ne faremo una scorpacciata, dai. Assolutamente, quindi. Sì, mi raccomando, postate foto così io anche da lontano vi posso vedere, lo faremo, mi raccomando, che ci conto. Adesso io voglio scorrere un po', così vediamo dove ci porta il nostro oracolo. Allora, qui vorrei. Vorrei. Vediamo cosa vorrei.
Carmelo Cossa dice: vorrei l'amore, ma ho paura. Vorrei un amore che mi tolga il fiato prima dei vestiti e delle mie paure. Un amore che legga gli occhi, i sospiri e quello che so fare, ma non raccontare. Vorrei un amore che mi fa sentire vivo e quando saremo sfiniti e stanchi, chiudiamo gli occhi, ci abbracciamo, ci togliamo il fiato con un bacio. Le paure scivolano insieme ai vestiti e senza saperlo si sogna, si ama, si diventa noi, si vive e si vola. Ed eccoci qua. Meno male, vorrei, credo che sia il desiderio di tutti, di tanti quantomeno, sì, quello di vivere un amore senza paura, perché un po' di paura, a mio avviso, si prova, ce l'abbiamo magari un po' tutti nell'affrontare. Sì, ma poi dovrebbe passare. Esatto, nell'affrontare un nuovo amore. Poi però, esatto, bisognerebbe avere il coraggio di vivere, come dici tu, finché si è vivi. Esatto. E esatto, allora, sì. Perché se no, siamo sempre lì spaventati, no? Chissà cosa può accadere, chissà cosa può succedere. Invece è importante vivere la vita, perché l'abbiamo detto tante volte, senza voler portare malinconia, ma semplicemente prendendo atto della realtà. Noi non abbiamo idea di quanto sia lungo questo dono, no? Questa vita. E quindi dobbiamo realmente, dal mio punto di vista, pensare di vivere appieno ogni attimo. Finché siamo vivi, perché la motivazione della poesia che ho letto prima, quella di del tempo. Il tempo che rimane, sì, è stata improntata tutta sul fatto che, aspetta, fanno il tema da arrivare. Ascolta, sì? Che dimmi. Domani non sappiamo se avremo il tempo per... È importante, e quindi è stata improntata proprio tutta lì, e questo è uno dei motivi che ha fatto premiare questa poesia, che era improntata proprio sul tempo, che bisogna acchiapparlo e viverlo, perché non sappiamo fin quanto dura. Ecco. È assolutamente importante. Maria Emilia ci dice: tanto io posso fare solo le scorpacciate di poesie, poesia stupenda e bellissima. Grazie, grazie. No, esatto, esatto. Ma secondo me è molto importante questo aspetto. Noi tante volte pensiamo, rimandiamo a domani degli attimi, dei momenti, dei complimenti, un pensiero. Senza accorgerci, senza pensare che magari domani non facciamo in tempo a non fare, c'è quello più tempo, perché per mille motivi, bene che vada, perché abbiamo altro da fare o qualcosa di più importante. Esatto, e non solo per quello, insomma. E non solo per quello, esatto. E la cosa che tra l'altro mi piace molto è anche soffermarsi sul fatto che, al di là del tempo che potremmo non avere, perché noi non siamo eterni, quindi esatto, non sappiamo quanto ci è dato comunque di vivere questo dono che è la vita, ma anche proprio per il piacere che si ha nel dire determinate cose, sì, e anche nel sentirsele dire, no? Sì. Non è così scontato, un sorriso, no? Un complimento, un ti voglio bene, secondo me un atto di gentilezza va proprio vissuto, sì, perché è piacevolissimo e non è per niente scontato. Sì, si può dire vabbè glielo dico domani, ma ok, domani puoi dirgli quello di domani, ma quello di oggi non glielo dirai mai più, esatto, perché... Bravissimo, vedo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, no? Sì. Se te lo dico una volta in più, male non fa. No, e quindi è molto bello questo soffermarsi sull'importanza del tempo, effettivamente. Mamma mia, come vola questo tempo! A proposito di tempo, senti, acchiappa ancora una poesia al volo che abbiamo proprio da dove vuoi. Di qua. Basta che sia veloce, di perché qua. Il nostro tempo sta finendo, e così possiamo ancora leggerne una prima di salutarci e dare di nuovo il nostro saluto e la nostra buona estate. Bene, bene. Ma cos'è questa luce che splende? È l'incanto dei tuoi occhi in cui mi sciolgo? No, è il desiderio di abbracciarti che travolge. E ora che abiti il mio cuore, come fosse la tua casa, che facciamo? Mi sei entrata nel cuore all'improvviso e sentendo che batteva strano come il mio, ho creduto di poterlo amare e forse ho fatto un gran casino.
ma non è mia la colpa se sei nata bella, se sorridi e hai paura di essere capita, amata e coccolata, e senza accorgerti che lo sto già facendo, ti perdi il sapore dell'amore e il calore dell'esistenza che chiamiamo vita. Ecco, bellissima. Mi piace concludere questa puntata e augurarvi veramente buona estate con un pensiero d'amore, no? Non che manchi mai. Perché non parliamo mai d'amore. No, esatto, non che manchi mai l'amore in realtà nelle nostre puntate, però mi piace proprio salutarci con tanto amore, sì, augurandovi, come hai fatto tu con la tua poesia, il meglio. Per tutti. Assolutamente sì. E mi raccomando, cercate di godervi gli attimi e ricordatevi sempre che sognare si può. E non è peccato. E ci vediamo a settembre. Buona estate a tutti. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao.